era il 5 settembre del 2003 quando ho avuto il piacere e l'onore di potermi trattenere in un colloquio che mi è rimasto dentro al cuore insieme al grande maestro Franco Battiato. Credetemi, stasera avrei voglia di dare un altro tipo di taglio a questa trasmissione, ma ci sono degli ospiti musicali, noi sappiamo andare avanti, dobbiamo solo prendere esempio dai suoi silenzi zen. Vale molto di più un silenzio e una meditazione che tante parole dette da tanti galli che sono in giro per l'Italia. Quindi noi guardiamo il maestro Battiato come una stella cometa, e non lo dico per piangeria, ma perché sento di me l'affetto indescrivibile per questo personaggio della nostra cultura. Stavamo facendo un progetto insieme all'amico Vanni Miele con il mio ultimo libro Meduse Immortali, io che all'interno ha una pagina dedicata a Franco. Il progetto va avanti, poi ve ne parlerò. Ora comincia lo show, questa è Lab TV, canale 625 del digitale terrestre. Giriamo pagina e sigla. Se posso sapere che cazzo mi stai a portare, che è sta cosa? Shhh, no, sta zitto. Lasciata una serata per fare ricordi stasera. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia Luigi Pardo. Ma che c'entra Pardo, no? Sandro, mi hai portato a fare ammucchiate, pattigliere e amicizia lunga. Ma quali ammucchiate? Cammina, forza. Papà. Avvocato. Signor Meta, bentornato. Margherita, cara. Il ragazzo è con lei? State insieme? No, che state insieme, mica, cioè, non è che stiamo... È mio amico, non... Sì, stiamo insieme. Siete soli? Siamo in due. Classico, direi. Se mi attendete vado ad annunciare il vostro arrivo. Ma certo. Sandro, se posso sapendo mai portato, dammi un indizio, dimmi qualcosa, se no io prendo e me ne vado, te lo dico. Clavo, sta tranquillo, non te se può fare una sorpresa, oh. Non c'è nulla di equivoco o di strano, stai sereno, per favore. Buonasera. Buonasera. Tu proprio di casa qua sei, I coniugi Tancredi, persone squisite. Pensa che lei esce sfonnata tutte le sere. Come sfonnata? Sandro, sei roba de sette, io mi cago sotto, prendo e me ne vado. Ma no, ma stai buono, qua mi conoscono tutti, non alza voce. Se i signori intanto vogliono accomodarsi per un drink, tra poco la serata entrerà nel vivo. Grazie mille. Come nel vivo? No, forza. Buonasera Dario. Ben trovato. Il solito per me, grazie. Per il ragazzo? Qualcosa di forte immagino. Ma che te sei pisciato addosso? Casa, c'ho paura, non so per niente a mio agio qua dentro. Novellino, Puzzano sempre di terrore la prima volta. Ma che vuoi? Mamma mia, date una sistemata, sei un disastro. Se i signori sono pronti, possono cominciare. Allora, adesso fai quello che faccio io passo passo. L'importante è che sennò uno parte a tromba e arriva spompato la prima. Ragazzi, porto una cosetta per cominciare, qualcosa da mettere in mezzo per spizzicare, salume, formaggio, qualcosa di vascolana? Cioè, tutta sta cosa era per magnà. È il nuovo proibizionismo, però. Fratelli, l'incontro è finito. Salutiamoci. Homo, umbra, homo, strunz.
dobbiamo prendervi per il culo. C'è un altro aspetto da tenere presente, che tutto questo deve essere accompagnato da politiche di contorno, parte delle quali sono state messe in atto in occasione della pandemia, molto molto più complicata. Prima di arrivare alla liberalizzazione dei vaccini bisognerebbe fare altre cose più semplici, tipo per esempio rimuovere il blocco alle giorni a margine dei lavori. Grazie. Grazie. Questo pavone ci accompagna. Allora, non ci sono stati particolari colloqui. Sul coprifuoco, se è arrivato il momento di rimuoverlo o quantomeno spostare in avanti l'orario. Sente che dice. Gli ha risposto lui o lei. Questa è la situazione, siamo circondati, forse un po' di libertà sta per arrivare, ma noi ce la siamo conquistata. Intanto, soprattutto nelle nostre stanze, circolano strane voci, avete sentito, avete visto, si parla sempre più di massoneria. Cosa c'entra la massoneria? Alla fine è carboneria, nel senso di carbonara. Ma comunque vedremo come andrà a finire, ci saranno tante occasioni per parlare di questo durante tutto il periodo che ci accompagnerà fino alle prossime elezioni amministrative. Ma dato che gli ospiti non sono sanniti, ma sono della capitale, io penso che bisogna essere cortesi con loro. E quindi io partirei con un velocissimo video che li presenta. Dovremmo avere in linea i Gas Adamante. Vediamo, ciao. Eccoli lì. Ciao, buonasera ragazzi. Buonasera a voi. Buonasera. Sì, allora, per l'esattezza abbiamo Marco Antonio Sergi e Daniele De Sapio. Gli altri due in questo momento sono occupati, purtroppo non in cose bellissime, almeno uno di loro. Il gruppo di cui ci occupiamo stasera è un gruppo che vede l'esordio nella capitale, ma per conoscerli un poco meglio, come è abitudine della nostra trasmissione, vediamo una copertina dedicata a loro. Tutto nasce da un'idea di Roberto Iorio, chitarrista visionario e dotato di indiscutibile talento, che durante la calda estate del 2019, correggetemi se dico qualche cazzata, ne dico spesso, comincia a lavorare sul brano Onirica, forse già l'ho detta, silenzio per ora, dopo mi correggete. Subito dopo arrivano i testi elaborati dal talentuoso cantante Marco Antonio Sergi, che vediamo sulla destra. Nei mesi seguenti entrano nel progetto il virtuoso chitarrista Daniele De Sapio e il batterista e producer Fabio De Angelis, detto Fabian, giusto?
giusto? Meno male. I quattro vengono da esperienze diverse che vanno dall'hard rock al pop. Onirica nasce il 26 giugno ed è il brano su cui ha puntato decisamente la band, partecipando anche a qualcosa di cui parleremo tra un po'. Seguono altri brani ed esibizioni live fino ad arrivare a Cose Strane, che è nato durante il periodo del lockdown, e anche di questo parleremo tra un po'. Consentitemi però di porgere un saluto, così voglio porgerlo e capirete perché, anche a Lele Guarnieri, che si occupa dell'ufficio stampa del gruppo e che lo ha fatto con grande professionalità, garbo, e credo sia una vostra fans incredibile. Detto tutto questo, passiamo un poco a parlare delle vostre cose. Allora, Marco Antonio, come nascono questi Gas Adamante? Allora, come nascono? Come narravi bene prima, nascono da un'idea di Roberto, e diciamo aveva la parte strumentale di Onirica, almeno nella sua forma basilare. Poi ci ho messo su un testo che in realtà nasce da una poesia che avevo scritto tempo prima, avevo pubblicato in una piccola raccolta, e da lì poi abbiamo capito che comunque il sound doveva evolversi, quindi è venuto naturale chiamare Daniele, appunto, con cui io personalmente ho suonato per anni e in altre band, e Fabio, e quindi ci siamo ritrovati diciamo in un gruppo che già avevamo tanti anni fa, ai tempi delle superiori. In effetti siete vecchi amici, diciamo, tutti. Sì, ci conosciamo da 20 anni, abbiamo iniziato a suonare insieme le prime esperienze musicali, i primi live, le prime anche sconfitte, poi diciamo in ambito musicale, nel senso non riuscivamo a fare quello che davvero volevamo, e poi ci siamo persi di vista, appunto, in questo ormai fine scuole superiori, ci siamo persi di vista, io e Daniele abbiamo continuato a suonare insieme in altre band, in altri generi, e poi ecco, ci siamo ritrovati un paio di estati fa. Quindi benissimo, c'è stato anche il piacere di ritrovarsi. Di ritrovarsi. Siete tutti romani? Siamo tutti romani. Romani proprio, tutti romani di Roma, insomma. No, siamo romani di Ciampino, quindi un po' fuori. È una zona lievemente distante. Daniele, ho sentito tutte le vostre interviste, so che ve l'hanno chiesto tutte, ma noi abbiamo il nostro pubblico che ha delle curiosità come tutti. Perché Gas Adamante? Gas allora è un nodo, lo so, però le due cose insieme io ci arrivo, ma dillo tu. Allora, guarda, il nome è nato principalmente quando eravamo in vacanza io e Roberto, siamo andati a Lampedusa, stavamo facendo un giro in barca, stavamo decidendo il nome della band, no, che si era appena formata, e alla fine ci è caduto l'occhio su un nodo che si fa in vela, che è proprio la Gas Adamante, che è un nodo di sicurezza, no? Che viene fatto in casi, diciamo, devi fare un nodo veloce, lo fai la Gas Adamante perché è quello più veloce da fare, il più facile, però è anche quello più resistente, diciamo. Quindi la vostra intenzione è di resistere. Esatto, infatti noi abbiamo dato questo, diciamo, questo significato del nodo proprio alla nostra band, come, diciamo, avere una sicurezza nella musica, anche poi nella nostra amicizia, che comunque dura da 20 anni, quindi bella storia. Qualsiasi problema si poneva fra di noi, comunque c'era sempre il fatto che noi avevamo questa amicizia lunga, e che la musica ci ha sempre comunque dato un rifugio, diciamo. Bene. Allora passiamo alla musica. Io sarò un po' tranchant, nel senso che non posso far sentire tutti i brani, però certo, diamo un assaggio generale e poi chi vorrà approfondire lo farà, anche perché penso che risentiremo parlare di voi, ne sono quasi certo. Quindi sentiamo Onirica, un po' di Onirica. We'll be right back.
Questa sera sembro scemo e forse neanche ce la faccio. Ne giro un'altra poi la smetto di guardarti come un matto. Tiro forte e mi distraggo, già ti sento come un mostro sotto il letto. Sento accendersi un'idea, tu non esisti o perlomeno dietro il senso del tuo abbraccio. Non c'è verso che ti chiedo, t'ho sentita scivolare, diventare un ideale o solo forme da mangiare. Mi viene già da vomitare. Sei solo un altro pensiero. Allora, Marco Antonio Sergi, voce e basso elettrico, Roberto Iorio, chitarre, Daniele De Sapio, sempre chitarre, e Fabio De Angelis, produttore e batteria. Questo è il brano su cui avete puntato il 100%, il 90%, l'80%? Quanto? Ma no, beh, è stato il singolo dei De Sapio, diciamo, quindi un bello 80%, insomma, ci siamo impegnati parecchio, ma anche sugli altri... Abbiamo tentato. Sì, lo so. Era per dire che quando si parte col piede giusto, poi si spera, anzi, ne sono certo, lo ribadisco, che ci saranno altre belle situazioni. Volevo chiedervi, proprio perché avete raccontato che venite da lontano, nel senso che siete amici da tanto, e per aver avuto qualche esperienza anch'io in gruppi non proprio musicali, ma di teatro, eccetera, non sempre è facile superare tutto il percorso per restare insieme. Ecco perché forse il nodo è importante. Avete avuto anche qualche momento di frizione? Io parlo non di frizione personale, ovviamente di frizione su che via doveva prendere il gruppo, oppure state andando a 100 km all'ora, anche di più, per cercare di arrivare al primo grande successo? Allora, no, non ci sono stati momenti particolari, momenti di frizione su come doveva, insomma, sulla strada che il gruppo doveva intraprendere, perché eravamo appunto venendo da generi diversi. Abbiamo in comune la passione per gli anni Ottanta, quindi l'obiettivo principale era fare quello, era fare quel genere e porsi determinati obiettivi, quindi alla fine no, su questo non ci sono mai stati, devo dire, grossi bene, motivi. Invece sulla produzione, diciamo, c'è un produttore che, voglio dire, ha il compito di portarvi avanti, è chiaro. È difficile muoversi dopo questo periodo di chiusura? È ancora più difficile? Beh, sì, è abbastanza difficile, perché comunque sia non c'è possibilità, almeno ancora adesso, di fare live, di portare la propria musica sul palco, insomma, rimane tutto un po' in chiave online, quindi sì, non è facile. Va bene. Allora, Daniele, ora sentiamo un piccolo spezzone di un altro brano che sicuramente i nostri telespettatori già conoscono. Avete deciso di rifarlo a modo vostro. Lo sentiamo senza dire il titolo, perché ci si arriva con una grande facilità. Ok. Stramaliziosa, vieni e vedrai che cosa sentirai. Una donna
Allora, Daniele, Acqua e Sapone, perché avete scelto proprio questo brano? È una curiosità, perché ce n'erano tanti, è pur vero che è stata colonna sonora di un bellissimo film divertente che ci ha fatto sorridere, e poi anche i primi interpreti sono grandi musicisti, almeno del panorama italiano. Perché? Beh, perché diciamo che gli Stadio si sono avvicinati a quella musica anni 80 in modo particolarmente pesante, cioè diciamo hanno stravolto insieme anche a Battiato, hanno stravolto diciamo un po' la visione della musica che c'era qui in Italia all'epoca, e noi abbiamo deciso di fare questo pezzo perché ovviamente essendo una perla rara di questa band, cioè comunque era anche nelle nostre corde diciamo. Bene, l'abbiamo resa un po', cioè diciamo che ci siamo avvicinati allo stile anche di Billy Idol, se si è, quindi abbiamo fatto questa specie di mashup tra i Stadio e Billy Idol. Quindi insomma, in effetti siete anche voi per la contaminazione alla fine. Esatto. Sì, certo. No, è necessario. Beh, secondo me è straordinariamente necessario, perché pensare di inventare qualcosa di nuovo può darsi anche che capiti, però contaminando è l'unica soluzione per uscire da questa impasse. State lavorando su qualcosa di nuovo? Sì, siamo... Vai. Non fate allora, troppi complimenti. Marco, state lavorando... Abbiamo appena finito di fare l'album Cose Strane e adesso stiamo lavorando su dei nuovi pezzi e stiamo cercando di sempre mantenere questo sound anni 80, però andando anche verso sul rock un pochino più presente diciamo, e quindi ecco stiamo proprio iniziando adesso, abbiamo tirato fuori 3-4 pezzi, ora va bene, dai, che tra non molto si riprende a suonare live, quindi avremo anche il gusto di fare del rock dal vivo, che è tutta un'altra dimensione. Vi faccio sorridere un poco perché voglio capire che ne pensate voi di Sanremo. Se non sbaglio, voi un po' vicino Sanremo ci siete stati. Sì, ci siamo stati, sì. Allora Marco, faccio sorridere con una cosa ironica e poi mi racconti un po' di Sanremo. Va bene. È come se avessi un tarlo, con lei ci provo tutto il tempo. Lei che mi dice no a vita, io che le musino piangendo. La scusa qua è una soltanto, lei non la va neanche cambiando. E anche se io la liscio a vita, c'è solo la mia mano amica, io ci provo in tutti i modi. Ho fatto l'attore, oppure provato con una canzone. Ci ho messo tutte le buone intenzioni, le ho comprato pure un mazzo di fiori. Ci ho provato coi cioccolatini, li ho comprato pure quelli buoni. Sanremo pieno di doni, io sono la stella e tu rimani fuori, perché io ho mal di testa. Sempre la stessa storia, c'è solo una cosa in testa, non mi rompere ora. Così sei disonesta, è da un po' che ti imploro. Sarà una cosa lesta, mica dura 3 ore. No. Ma che cosa devo fare ancora io per convincere? Non lo so, devo scalare l'Everest. Ma perché, scusami, che cosa avresti fatto? Io ho scritto pagine e pagine di poesie incomprensibili. Ho fatto pure il bucato, ma sono macchie indelebili. Ho stirato e lavato che mi sentivo clonato. Ma in questa parte allora, di casa mi sa non c'ero mai stato. Parodia dei vincitori del festival. Parodia, spero che vi sia piaciuta. Se ne trovano di tutti i colori in giro. Però questa faceva sorridere. Che ne pensate di un gruppo? In genere non si danno giudizi sugli altri gruppi, o meglio, io sono scorretto, sono controcorrente, si danno giudizi sugli altri gruppi. Allora voglio sapere da Marco cosa ne pensa dei Maneskin e della loro vittoria a Sanremo. E poi Daniele ci dice in che modo si sono avvicinati a Sanremo. Beh, allora, che ne penso dei Maneskin? Una bella band. A me il rock piace. Sono sempre stato appassionato di rock, ma anche di metal, quindi anche più pesante come genere. Resto un po' stupito nel momento in cui gli spettatori rimangono stupiti che una band rock possa vincere Sanremo.
ma in Italia abbiamo artisti rock come Vasco, Ligabue e tanti altri che hanno fatto la storia, e quindi cioè, in Italia c'è sempre stato il rock, no? Non c'è da stupirci che una chitarra elettrica, un verso un po' più strillato possa vincere Sanremo, no, assolutamente, anzi era ora. E invece Daniele, voi come vi siete avvicinati al mondo di Sanremo, in che termini, così ci fate capire un po'? Ma guarda, noi siamo stati invitati a fare un contest dopo, diciamo, l'uscita di Onirica e niente, ci hanno detto che poi era un contest molto importante lì a Sanremo, che è Sanremo di Discovery, e praticamente dove erano presenti delle etichette major, e comunque è stata un'esperienza bellissima, siamo andati durante proprio i giorni del festival e quindi... E niente, abbiamo partecipato e siamo stati veramente felici di farlo proprio in quei giorni dove abbiamo avuto poi l'opportunità di conoscere gente, diciamo, inserita in quel mondo, diciamo, noi abbiamo visto quel mondo, diciamo, noi abituati a vederlo in TV e l'abbiamo visto poi, l'abbiamo vissuto. È stata anche un'esperienza umana. Comunque, se conosco un po' alcuni meccanismi, il contest vi potrebbe aiutare sull'anno prossimo e noi vi porteremo fortuna, quindi vedete di preparare un bel brano per l'anno prossimo, così al posto dei Maneskin ci sarete voi, speriamo. Altrimenti basta andarci, perché poi chi vince non sempre vende, lo sappiamo tutti. Vediamo un po' un pezzettino velocissimo, perché siamo quasi in chiusura, di un'altra cosa che avete fatto molto vicino a quello che state dicendo. Perfetto, allora perché questo si avvicina molto al ragionamento che stavamo facendo? Perché? Perché? So. Non lo so, dicevo, avrei avuto voglia che potesse essere questo il brano presentato come al Sanremo Contest. Anche se questa registrazione, grazie, è chiaro che è meno professionale delle altre, scusatemi, ma perché noi la sentivamo così, però questo brano aveva un qualche cosa di più vendibile su Sanremo. Voi invece avete puntato? Grazie. Ah, proprio su questo. No, allora, perché mi fate dire cos'era questo? Va bene, va bene. Abbiamo svelato che è stato scelto perché appunto era... il brano su cui avete puntato per cercare di risalire la china di Sanremo. Allora, ragazzi, siamo quasi in conclusione. Io per chiudere penso che sia il caso prima di tutto di ringraziarvi, di ricordare che i Gas Adamante sono questo nuovo, relativamente nuovo gruppo di cui sentirete parlare non solo in Campania ma anche fino alla Calabria e fino al Lazio, guardate un poco dove siamo arrivati. Vi invito sin d'ora a venire nei nostri studi ora che finirà il virus malefico, e faremo una cosa, se volete, anche live, perché gli studi lo consentono. Quindi siete già invitati sin d'ora. Fateci sapere, so che farete una mini tournée, quindi speriamo bene che finisca e che andiate bene. Perfetto, grazie mille. Saremo contenti di essere vostri ospiti. Mi fa piacere davvero. E allora vediamo per chiudere il promo video di Onirica per rimarcare un po' quella che è la scelta iniziale. Ciao.
dirmi che questa sera sembro scemo e forse neanche ce la faccio. Allora, l'abbiamo fatto proprio rapidissimo, siamo stati più schizofrenici del solito. Io vi saluto, però non posso non salutare Pedro, Francesco, Domenico, Nicola, Enrico, Maria, Veronica, Antonella, Salvatore, il Parmense che ora è a Parma, Mariella, Alessandra, Gino e Antonio che ci hanno seguito. C'è una telefonica? Beh, vabbè, allora, ditemi voi, se non mi volete tagliare la telefonica io ci sono. Pronto? Scusa giovane, mi porti una persona di patatine, però anche una piccola brancata di cociac e me, ok? Bene, no, non te lo dimenticare, bene. Perché mentre arrivano le birre già si fanno... Si vede che è ritornato Alessandro in regia, la guerra continua e quindi ci divertiremo, eccolo qua, se ti pareva, allora... A chi vogliamo mandare a quel paese? Mi state facendo sforare, poi l'editore si incazza, non fa niente. Mandiamo a quel paese tutti quelli che vorrebbero che le prossime nostre amministrative fossero caratterizzate dai cappucci. I cappucci ci piacciono la mattina col cornetto dentro, però parliamo della città, vi prego, non ci buttiamo succhine che non ci piacciono, e a livello nazionale il virus sembra attenuarsi. Forse potremo andare in Grecia? Meglio l'Italia. Quest'anno puntiamo tutti sulla nostra bellissima nazione. Grazie ancora, ci vediamo alla prossima puntata. Saluto tutti quelli che ci hanno seguito in diretta. Giovedì, altro appuntamento con l'Orlando Curioso. E poi, se volete le repliche, ve le cercate. Altrimenti... We'll be right back.